smell they could be cleaner. Stench of cigarettes and still you realize. Parlava di batik e champlevé, di mosaici e campiture e di geometrie sperimentali. Van Dyck rideva, Siena bruciava e le donne si spogliavano per farsi consacrare. Si annegava nelle coppe di bordo il riflesso delle stelle, respirando balsami persiani, fumo argentato, verde contrito, si giocava con le sfumature per sfuggire al tempo. Ricordami Gauguin, le sue isole tempestose, i suoi lupi, le sue muse, dalla pelle scura. Raccontami Renoir, così bello quando imprecava, quando urlava le sue pene tra i vapori del Batomush. Ah, ah, ah. Una breccia nel cuore di Saint-Pierre, una promessa di amore eterno, e noi profeti a immortalare avorio antico, vermiglio opaco. Era bello mesticare tele, perdersi tra l'onde. Si leggevano Maurice e Mallarmé tra le braccia del liquidambar, custode di segreti arcani. Noi coraggiosi, noi fuochi accesi, avanguardie illuminate sulla scia del nuovo secolo. Ricordami Van Gogh, le sue ultime confessioni, i suoi nervi, le sue mani offerte al sole. Raccontami Cézanne, stanco di compiacere, il suo cuore solitario tra i mazzieri di Piquet. Ricordami Van Gogh, le sue ultime confessioni, i suoi nervi, le sue mani offerte al sole. Raccontami Cézanne, stanco di compiacere, il suo cuore solitario tra i mazzieri di Piquet. Rai rai. Maledetto sia il corpo in cui vivi e che hai sottratto alla falce del tempo per evitare il fatale tramonto. Il tuo patto meschino con Belzebù non avrà mai fine, non avrà mai fine. Che sia maledetto il cuore che hai perso nel girone dei peccaminosi, nei bordelli dal lezzo benefico, nei salotti oscuri, per non destare ripugnanza, uso creme con olio di mandorla e nascondo le carni in rovina nei damaschi intarsiati di seta blu, per ritardare la demenza,
risolvo quesiti di logica e mi esercito a ricordare i segreti arcani dell'alchimia. Che sfiorisca ogni amore che hai colto lungo la via della consunzione, sulla bocca di ricche puttane, e che paghi per le tue vanterie l'innocente dietro al sipario come un Cristo nel suo calvario. Che sia maledetto il tuo Pigmalione, quel dandy dai modi affettati. Se non fosse stato per lui saremmo ancora insieme. Per non destare ripugnanza uso creme con olio di mandorla e nascondo le carni in rovina nei damaschi intarsiati di seta blu. Per ritardare la demenza risolvo quesiti di logica e mi esercito a ricordare i segreti arcani dell'alchimia. Oh! Ah. Quel dandy dai modi affettati, se non fosse stato per lui saremmo ancora insieme. Per non destare ripugnanza uso creme con olio di mandorla e nascondo le carni in rovina nei damaschi intarsiati di seta blu. Per ritardare la demenza risolvo quesiti di logica e mi esercito a ricordare i segreti arcani dell'alchimia. Ok, e quindi mentre fuori si balla per l'estate e si esulta per la pioggia, qui oggi suonano i Dupré. Ciao, ciao, olè, grazie. Ok, ciao Dupré. Allora, i Dupré sono Paolo e Giulia. Quando sono nati i due Dupré? Allora, parli tu, parlo io, parliamo insieme. Allora, i due Dupré sono nati nell'estate del 2013, si può dire. Perché decidemmo in quell'estate di mettere su una duo di cover, quindi di pezzi brani già famosi, e provare a girare per l'Italia portando questi nostri brani, questa nostra rivisitazione di brani famosi, quindi in giro per l'Italia per le strade, e quindi con una chitarra, una percussioni varie, un sonaglio, basking. Esatto, la prima esperienza basking, quindi a Baskers, che è questa attività del suonare per strada. E quindi da lì iniziò la nostra avventura. Poi però decidemmo di allargare l'organico, la famiglia. Con la vostra carovana. Con la nostra carovana. E da lì decidemmo anche di mettere su brani nostri, quindi di far ascoltare anche brani che avevamo in cantiere, nostri, e quindi di allargare esattamente, come hai detto tu, la nostra carovana. E subito con sonorità un po' più swing, quindi c'era una tromba, un contrabbasso, il nostro batterista Pippo, che però è rimasto sempre lui, e man mano che siamo andati avanti poi abbiamo sperimentato nuove sonorità. Adesso siamo un po' più sull'elettronico, quindi è arrivato appunto Antonio Cuccarese, il nostro Cucca, alle tastiere. Abbiamo chitarra elettrica, Tony, e basso elettrico, il nostro batterista di fiducia Pippo. Esatto. Questi sono i Dupré di oggi. Ok, quindi di un totale di
Sei elementi. Sì. Grandissima. E invece una domanda riguardo al vostro nome, Dupré. Da dove viene? Ma allora, abbastanza, non ci sono spiegazioni, diciamo, chissà che misteriose. Un tempo, anni fa appunto, notammo, girovagando sul web, su YouTube, una certa Jacqueline Dupré, che era una violoncellista molto famosa anni fa, e ci piacque il nome, il cognome Dupré, quindi lo adottammo, quindi semplicissima come cosa, ci piacque questo, era molto sonoro, musicale. Suonava bene, musicale, e quindi decidemmo di chiamarci Dupré, che non è Dupré, attenzione, perché Dupré è un'altra persona, ormai è un mito sconato. Esatto, è Dupré. Dupré, benissimo. Dupré. Ok, e allora Dupré nascono in Piemonte, a Torino. Prettamente? Sì, cioè beh, noi non siamo proprio di Torino, ma della provincia, anche se di piemontese abbiamo veramente poco, perché dal tastierista della Basilicata al chitarrista del Molise, l'unico forse doc piemontese doc è il nostro batterista, che è proprio da generazioni, che rappresenta puro. Piemonte. Esatto, il Piemonte, bene. Sì. Voi avete sempre suonato per strada? Cioè, o meglio, avete iniziato suonando per strada e piano piano vi siete inseriti. Ora, i vostri futuri progetti come musicisti, come Sei Dupré, quali sono? Ma adesso ci stiamo un attimino fermando, nel senso che stiamo in fase compositiva, quindi okay. Siamo nella nostra cameretta, nella nostra sala prove, che stiamo mettendo giù nuovo materiale, nuova carne da mettere poi al fuoco. Appunto perché avendo una nuova formazione ci siamo un po' discostati dal nostro periodo che riguarda esatto. La carovana, l'album mm-hmm. della carovana. Inserendo nuove sonorità, abbiamo nuovi stimoli. Stiamo cercando di elaborare. E quindi stiamo cercando di ricreare nuovi brani e okay. di rivedere al vecchio. Però la carovana eravate già voi sei circa, o ancora no, solo era, voi? Eravamo in cinque, era un'altra formazione, okay. Diciamo, sì. Quindi sì, c'è stato proprio altro, il esatto, cambio, esatto, lo shift. Esatto. Va bene. E invece Antonio, tu come hai conosciuto i due Dupré? Io ho conosciuto loro in modo quasi casuale, diciamo, nel senso che un giorno sono stato chiamato dal chitarrista dicendomi: sto per affrontare un nuovo progetto, vuoi venire con me? E la mia prima risposta è stata ovviamente no, perché ho molto da fare, non ho tempo. Dice: no, vedi, sono bravi, ti faccio ascoltare un po' di brani che hanno fatto. Comunque la risposta è no, ascolto lo stesso. Invece ho ascoltato i brani e sono stato forse per la prima volta in brani italiani, perché ormai diciamo che c'è il falso mito della canzone italiana che non può più piacere, non può più avere un certo livello. Quindi per la prima volta sono stato colpito dai testi, sono riuscito a vedere le immagini che riusciva a cantare Paolo. Quindi ho pensato... magari mi laureerò qualche mese più in ritardo, però voglio far parte della famiglia dei Dupré. Quindi così è iniziato il viaggio a novembre, ormai è quasi un anno, diciamo. Sì. Non me ne sono pentito mai. Nonostante sia difficile stare dietro a una testa come quella di Paolo, però no, non me ne sono pentito e sono contento di far parte di questa famiglia. Grande. Quindi abbiamo una bella famiglia, Antonio è entrato a fare parte. E ora... Okay. Una cosa che ho notato molto di voi è che avete molto spesso usato la parola raccontarci, che la vostra musica è un modo di raccontarvi alle persone. Molto spesso però non si recepisce quello che si vuole, cioè le persone non recepiscono esattamente quello che tu vuoi trasmettergli. Voi avreste qualcosa che vi si smuove magari qui, che vi piacerebbe raccontarci come Dupré? Ma è una domanda che richiede un po' di riflessione. Non è facile sicuramente rispondere a questa domanda. Ti posso però dire che è un tema, la giro come si faceva ai tempi del liceo, un tema che è ricorrente nei nostri brani, è il tempo che passa, è il tempo che io
personalmente, visto che ho un'età quasi il doppio della loro, io personalmente diciamo soffro che quindi cerco di esorcizzare con le canzoni che scrivo, in tanti brani, non in tutti. E guarda, se è possibile magari fare un brano ancora che parla, certo, appunto del tempo, che, e che secondo me è molto esplicativo, che, perfetto, potrebbe, diciamo, rispondere a questa tua domanda. Ci sta. Allora vi lascio il vostro spazio e raccontatevi come meglio sapete fare. Grazie, grazie mille. Mi servirà una teoria quando il mio cane cadrà, piangerò la sua perdita e avrò bisogno di logiche. Mi servirà una teoria quando vedrò fiorir l'iperico dal grembo che lui nutrirà. Che cosa vai cercando? Servirà una teoria quando di lei si dirà che si è sposata in America e ha avuto figli bellissimi. Mi servirà una teoria quando riascolterò Monsieur Brassens ricordandomi di noi. Che cosa va cercando dentro ai mosaici di Chagall, nei tuoi Vangeli, nel buio di vie polverose, maledirai la sua arroganza con l'ironia di chi sa già che dovrà arrendersi e patteggiare con i limiti. Temporaneità, della temporaneità, della temporaneità.